Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Maggie, si vede poco perché c'ho il riflesso alla foto, però tra poco ve l'avvicino. Mi scuso per la mia voce, però mi sono appena svegliata e penso che la miniatura sarà questa, che in pratica sono le locandine del corso di teatro. Esattamente un anno fa ho fatto il corso di teatro, cioè è iniziato il percorso, perché in pratica in questa giornata abbiamo fatto diciamo, della specie di selezioni con vari colloqui e varie attività. Nello specifico non ricordo che attività abbiamo fatto, però cioè in quel mese e una settimana, massimo due, abbiamo fatto così tante attività che veramente mi sono divertita. Questa qui è una delle foto, e sotto ce n'è stata un'altra, l'abbiamo fatta lo stesso giorno. E qui eravamo intenti a costruire un ponte che non si va a distruggere con una bottiglia sopra. Ecco, se trovo il progetto ve la metto perché è molto divertente. E ci siamo divertiti anche a fare quello. Dovevamo costruire un qualcosa noi con carta da giornale, scotch e riviste, se non erro. E qui devo ancora capire, Francesco, cosa sta guardando. C'è troppo riflesso, perché? Vabbè, qui comunque sono ancora intenti. Infatti, ogni volta che prendo sta foto, ci sta Francesco, faccio: Francesco, ma che cavolo stavi guardando? Però vabbè, è troppo impegnato a guardare qualcosa che non so. E in queste due foto, tra tutte e due, siamo 13, ma in realtà non siamo solo 13. Ho cercato di prendere quelle con quasi tutti. In realtà eravamo 27, compresa me. E infatti sopra a questa parte della locandina ci sono tutti quanti i nomi. E non mi metterò questa parte della locandina proprio apposta per privacy. Ok, vi voglio parlare, a parte del fatto di teatro, di quello che facevamo dal lunedì al giovedì. I vlog che avete visto erano quando abbiamo fatto la giornata del prespettacolo, lo spettacolo, quando ci hanno truccato e tutto il resto. E se riesco e ritrovo i link, vorrei mettere i link dello spettacolo, che già ve l'ho detto più di una volta che l'avrei fatto, però poi un pochettino mancanza di tempo, un altro po' perché non mi trovo più i link. E vabbè, comunque questa volta cercherò di cercarli ancora meglio, perché vabbè, è passato anche un bel po' di tempo. Una persona in realtà me l'ha mandati un po' di tempo fa, però poi mi sono dimenticata di collegarli, cioè di metterlo, di copiare il link e poi metterlo in descrizione, ecco. Scusate, ma sto praticamente ancora dormendo, mi sono svegliata praticamente da meno di 10 minuti. E vi faccio vedere cosa abbiamo fatto praticamente le giornate. E a parte le attività che ci facevano fare dal lunedì al giovedì, che erano improvvisate, ogni tanto improvvisavamo, altre volte facevamo i burattini, ci facevano camminare in modo strano come burattini, altre volte erano anche cose di fiducia con le altre persone. Tipo, ci dividevamo in coppie di due e dovevamo, tipo, o seguire quello che faceva l'altra persona, tipo specchi. Ecco, questo mi ero scordato di dire in un video precedente, perché sto video lo sto girando un bel po' di volte perché il mio telefono continua a cancellarmelo, a dividerlo in non so quanti pezzettini e poi non mi trovo mai i pezzi, e quindi lo sto rigirando. Ci hanno fatto fare gli specchi, la cosa sempre come specchi, però dovevamo praticamente ripetere le cose lentamente, però non a coppie di due, a un gruppo, ecco. Infatti questo è stato anche un esercizio che abbiamo fatto durante lo spettacolo, che è stato bellissimo. Però in pratica, al posto di farlo in tempo reale, cioè muoverci uguale alla persona che stava facendo, ci muovevamo tutti quanti in modo diverso. Bene. Cioè, l'ha allentato tutti quanti. Era una cosa molto, molto divertente, molto carina. Poi ci hanno fatto fare, sempre a livello di fiducia, a coppie, che una delle persone stava con gli occhi chiusi e l'altro lo toccava per dire dove doveva andare, di fermarsi senza usare la voce. Quindi questo è molto, molto carino. E questo. Il primo giorno mi ricordo che ci hanno fatto scrivere o disegnare o quello che, come potevamo esprimere, tre cose che ci rappresentano. Io vi do qualche secondo per poter scrivere quale secondo voi sono
le mie tre cose che potevo scrivere su un foglio totalmente bianco. Il colore non è il mio colore preferito, però era l'unico che era rimasto, quindi l'ho scritto con un beato azzurro. E do qualche secondo, vai. Allora, visto che è passato qualche secondo, vi ho dato il tempo di scrivere, almeno spero. Allora, la prima mia parola è stata strega. Perché strega? Sono nata il 31 ottobre a Benevento. Benevento è la città delle streghe. E penso che tutti lo sanno che Benevento è la città delle streghe. Essendo nata il 31 ottobre, essendo che il mio telefilm preferito è Streghe, uno dei libri che ho è Wicca, basato comunque sia sulle streghe, ok? Sulla religione delle streghe. E essendo che quando ho preso quel libro la prima volta in mano mi sono sentita tipo svenire, ok? Lo stavo cercando da un bel po' di tempo. Quando l'ho avuto in mano stavo per svenire, infatti poi la commessa si è spaventata. Ecco, vi sto dicendo un aneddoto che io non avevo forse mai detto da nessuna parte. Ecco, per me quel libro è stato un qualcosa, non dico una certezza, però un qualcosa di più. Ecco, quindi strega è la prima parola che io ho scritto. La seconda è gufo. Gufo perché voi non avete ancora visto né le mie maglie come correzione di e né le mie collane. Nella maggior parte delle mie collane, forse non proprio nella maggior parte, ma stragrande, ho gufi su perlomeno una decina di maglie. E la stessa cosa con le collane, ne ho un botto con i gufi. La stessa cosa orecchini e no, i bracciali ancora no. Però ho un botto di roba con i gufi. Però perché mi piacciono. Poi ho scritto fare i dolci, che è l'ultima parola. Perché ho scritto fare i dolci? Perché io, quando sono totalmente nervosa, ma totalmente a livelli estremi, fare i dolci mi calma totalmente, quindi è un po' un antistress. Qualcuno può utilizzare un antistress qualunque, io utilizzo fare i dolci come antistress, che poi non li mangio però, oppure ne mangio pochissimo, però vabbè. Poi, vabbè, qui c'è scritto il mio nome e il mio cognome. Quindi adesso vedete anche come mi chiamo, con tutto quanto il mio nome. Io non ho mai detto neanche quello. Ci volevo fare un video apposito, ma qualcuno ha detto di no. La prima settimana ci hanno dato questo foglio, quindi il 6, sì, il 6 di ottobre, perché in pratica la selezione l'abbiamo fatta il 26 di settembre, mentre abbiamo iniziato il corso dal 1 di ottobre. Dall'1 al 5 abbiamo fatto, no, aspetta, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Quindi no, dall'1 al 4 abbiamo fatto teatro, il corso, mentre il 5, mi sto facendo il 6, il 5 ci hanno dato questo splendido foglio, perché noi in pratica andavamo lì dal lunedì al venerdì, però il venerdì, tranne una volta, perché abbiamo anticipato lo spettacolo di un giorno, infatti lo vedete anche dalle locandine, che da una parte sta scritto 25 e dall'altra parte sta scritto 26, io tendo sempre a girarlo, non ho capito perché. Proprio per questo fatto, visto che comunque si stavano un po' tutti quanti impanicati, del tipo ma ce la faremo a farlo, ce la faremo a non farlo e tutto il resto, ce l'abbiamo fatta, in qualche modo ce l'abbiamo fatta, non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Comunque sia, il 5 ci hanno dato questo bellissimo foglio con, dovevamo scrivere in pratica tutte quante le persone con cui avevamo stretto amicizia in quel periodo. C'è da dire che con alcune di queste ci sono ancora in contatto. E del tipo, cioè da precisare questa cosa, non solo la persona che contatto ogni santissimo giorno, anche perché c'è una persona che tra poco vorrebbe essere contattato tutti i santissimi giorni. Io certe volte dico, cavolo, non sento neanche così tanto il mio fidanzato, che dovrei sentire te che sei un amico così tanto. E quindi iniziamo a discutere, quindi ciao. E quindi vabbè, questa qua è la prima settimana, ho stretto amicizia con 13 persone, qui avevamo sbagliato perché la seconda settimana stavamo continuando, mentre in realtà c'era scritto seconda settimana e quindi dovevamo scrivere sotto. Quindi vabbè, uno è diventato il mio fidanzato, l'ho conosciuto la seconda settimana, e poi il resto
Cioè, devo ringraziare una persona che ho conosciuto il giovedì, no, sì, il giovedì della prima settimana per aver conosciuto Francesco. Però vabbè. Che poi si chiama anche l'altro Francesco, però vabbè. Nel corso di queste giornate abbiamo fatto tipo un botto di cose, le metto un po' più lontane perché in un video precedente si leggevano. Infatti ci mancava, cioè questa parte qui si vedeva tutto quanto nel momento in cui illustravo tutti quanti i fogli. Però l'ultima parte, quella dove vi salutavo e tutto il resto, si era totalmente cancellato. Qualcuno può dire, vabbè, potevi rifare solo quella. E no, si vedeva la cosa che non era tanto coerente. Comunque. Qui ci sono praticamente dei fogli dove ci sono tipo opportunità e ostacoli nel trovare lavoro. Questi qui sono i miei, ovviamente. Qui sono. Non mi ricordo questi qua come li ho messi in ordine in questo momento, se sono in ordine preciso oppure no. Gli ultimi fogli sono sicura che sono dell'ultimo giorno. Solo quello. Conoscenze, esperienze, passioni. Personalità e carattere. In personalità e carattere penso di aver dimenticato qualcosa, tipo qualche piccola sfumatura del mio carattere, molto carino. Nelle passioni ho scritto, vabbè, fare i dolci, registrare video e fare video, perché dovete capire, cioè, a parte più che registrare, perché registrare per me è tipo il top, è montare la roba che è un po' più noiosa, però anche quello faccio. Ci metto un pochettino più di tempo, anche se può sembrare che non ci metta abbastanza tempo, però ci metto abbastanza tempo, però ok. Parlare tanto, infatti si vede. Ogni mio video tipo dura un botto di minuti e poi cerco di tagliare sempre un bel po'. Questo qui infatti secondo me verrà tipo lunghissimo. Viaggiare, perché ultimamente ho scoperto che viaggiare è bello, perché c'è stato quel periodo in cui stavo a Prato, che dovevo fare Prato-Benevento, Benevento-Prato per vedere i miei genitori. Minimo. Poi c'era quel periodo che avete visto anche i vlog, che molto spesso andavo a Bologna, quindi andare a Bologna e tornare. Lì si faceva praticamente una settimana sì, una settimana no, stavamo praticamente io e Michele insieme, del tipo lui scendeva il sabato o io salivo il sabato e poi la domenica viceversa. Cioè se io salivo il sabato e lui scendeva la domenica, in pratica. Poi qui ci sono i premi e le penalità del nostro carattere, ecco, del tipo io sono molto puntuale, questa è un premio. La parte più penale del mio carattere è il fatto di essere iper mega timida a primo impatto. Infatti, se vedi i primi video, tipo, la mia voce era molto più bassa e tutto il resto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi i punti forti, i forti e i punti deboli, ovviamente questi qua sono i miei. Ovviamente sempre del carattere e tutto il resto. Poi sono andato i vari siti dove poter iscriversi e tutto il resto. Un po' di tutto, ok? Tutti quanti i siti che possono essere utili in regione Toscana per trovare un lavoro. Questo qui mi ricordo che l'abbiamo fatto proprio l'ultimo giorno. Che ci sta praticamente tutti quanti i siti che conoscevamo prima e dopo, o quelli che siamo venuti a conoscenza in quel momento e che abbiamo iniziato a utilizzare. Infatti poi qua ci sono tutte quante le ricette, sì no, sì no, sì no, sì no. E poi qui c'è una bellissima cosa volevamo fare da grandi. E poi ci sta, scusate, ho un po' di allergia, quindi il mio naso verrà toccato una continuazione. Che stavamo dicendo, i corsi che volevamo fare in pratica, il piano di attività giornaliero settimanale e mensile, ok, di quello che ci impegnavamo a fare dopo usciti da lì, perché l'ultima settimana non abbiamo fatto teatro, ma siamo stati lì a iscriverci ai siti, a scoprire i vari siti. E veramente abbiamo fatto veramente un botto di roba anche soltanto nella settimana. Veramente tantissimo. Poi ci sta praticamente una nota che in questo momento non riesco a capire perché, però c'è una nota. Poi l'ho scritto anche sopra, perciò non capisco il perché, vabbè. E questo qua, questo foglio era praticamente, ci hanno detto scrivete gli obiettivi che
volete raggiungere. Il primo non l'ho rispettato perché restare a Prato purtroppo sono bel evento. E il secondo è trovare lavoro entro dicembre, sì, l'ho trovato, ma 3 mesi. Vabbè, poi il resto è tutto un qualcosa che non si è neanche lontanamente avverato. Quindi queste qui sono le attività che abbiamo fatto durante il venerdì. Ecco, come dicevo prima, non volevo fare un salto temporale, però purtroppo l'ho dovuto fare per forza. Infatti la mia voce è forse un po' più alzata. La luminosità è diversa da stamattina, ovviamente. E ritorniamo al discorso di prima. Se siete della regione toscana, andate sul sito del Vivaio per l'Intraprendenza. Credo che se riesco a prendere il link ve lo metto sempre in info box, come metterò tutto in info box o nella di informazioni. E andatevi a iscrivere perché veramente è un corso bellissimo, vi aprono tante porte, perché comunque sia per me che non ero di lì, cioè mi si è aperto un mondo. E anche per chi era di lì, comunque gli si è aperto comunque sia anche un minimo mondo, sì, di tante cose. Perché come ho detto, ci hanno dato tutti quanti i siti, ci hanno dato veramente tantissime cose, tantissimi. A parte i siti, perché se andate a vedere qui sono un botto di siti, le varie agenzie, poi io so delle informazioni, tu sai delle altre, si uniscono quindi altre informazioni più dettagliate, quindi veramente tantissima roba. E si dialoga tantissimo. Si conosce altra gente, perché comunque sia conoscere altra gente non fa mai male. E anche il fatto di, cioè la durata, quella forse è stata un po' la pecca, perché è durato praticamente un mese, una settimana o due, roba del genere. Se fosse durato leggermente in più, spero che l'italiano sia corretto, sarebbe stato veramente il top, perché cavolo, stare lì con tutta quella gente per tutto quel tempo si rafforza forse secondo me anche di più il conoscere delle altre persone. Solo quello è la cosa negativa, secondo me. Però quello che dico è fatelo, fatelo, fatelo. Infatti, per chi sta uscendo questo video oggi è per dire fatelo. Se ve lo trovate, cioè andate lì, comunque ogni tanto li fanno questi corsi, fateli perché sono veramente bellissimi, vi divertite. A parte fare teatro, perché già semplicemente quello che ci hanno fatto fare in quelle giornate di teatro sono stata veramente il top, però perché ci hanno insegnato a fare delle cose, tipo respirare con il diaframma, a parte quello, fare le marionette è stato veramente cioè, un divertimento unico. E questo, quindi se lo trovate a fare, fatelo. E io l'unico che posso dire è questo, fatelo, veramente. A parte avere alla fine del corso le foto, perché tutti quanti abbiamo due foto, io ho scelto queste due, in pratica. Perché c'eravamo quasi tutti, e poi qui perché c'era fra, e qui c'erano altre persone che qui non c'erano, e poi qui perché c'era la costruzione del ponte, che stavamo decidendo come costruire questo ponte, come farlo, e è stato veramente divertente. Se trovo quella foto la metto, e ve la metto a fine video. Io questo, l'unica cosa che posso dire è fate, perché veramente è divertentissimo. Cioè, non c'è. Trovare una parola per descrivere soltanto una è un po' difficile. Cioè, è troppo difficile perché è stata un'esperienza bellissimissimissima. Per la prima volta mi sono sentita a me al 100%, non mi sono sentita discriminata, messa in un punto. Cioè, è stato veramente bello. Ho conosciuto così tanta gente in pochissimo tempo. Infatti, non so se vi ho detto, la seconda settimana, cioè la prima settimana ne ho conosciuti 13, la seconda 11 ed eravamo 27. Il resto l'ho conosciuto l'ultima settimana. Semplicemente che l'ultima settimana non abbiamo avuto il tempo di compilarlo e poi è rimasto in bianco, però ho conosciuto praticamente tutti. Con alcuni sono ancora in buoni rapporti, con altri un po' in meno, però comunque sia ogni tanto ci mandiamo quel messaggio tipo ciao, come state sul gruppo del teatro, perché abbiamo fatto anche un gruppo di teatro, io che di solito non do mai il mio numero, quella volta l'ho dato il mio numero. Bene, e in pratica questo. Ci vediamo al prossimo video, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao Fra! Mi è appena arrivato un tuo messaggio.